Assessore Masci, l'Abruzzo è l'unica regione in Italia ad aver attivato una linea di sostegno allo sport attraverso i fondi FAS. Un'intuizione felice, oggi le graduatorie per l'accesso ai fondi per iniziative di carattere sportivo. Sì, siamo anche i primi in Italia ad uscire con le graduatorie dei fondi per la coesione, gli ex fondi FAS, un importo complessivo di circa 7 milioni e mezzo di euro che andrà al territorio abruzzese per le attività sportive e per l'impiantistica sportiva. Oggi presentiamo la linea dei fondi per la coesione che riguarda le iniziative, le manifestazioni, i primi 34 eventi sono finanziati da subito, gli altri saranno finanziati entro il mese di settembre, abbiamo anche anticipato i fondi che erano previsti per il 2014 al 2013, quindi siamo già disponibili per il 2013 a versare tutte le somme che noi abbiamo preventivato, cioè questi 7 milioni e mezzo di euro che sicuramente saranno una grande boccata d'ossigeno per lo sport abruzzese, considerando il fatto che tutte le iniziative, tutti gli impianti saranno finanziati al 50% e quindi vuol dire che sul territorio per lo sport arriveranno in tempi brevissimi circa 15 milioni di euro, una somma importante soprattutto in un momento come questo di grande crisi economica in cui le iniziative sportive non trovano grande sostegno da parte degli enti locali proprio perché ci sono altre emergenze, ma lo sport, lo diciamo sempre, è sicuramente un momento importante di una società perché è il momento di massima aggregazione, di massima integrazione, noi seguiamo lo sport inteso in questo senso e devo dire che abbiamo avuto tante risposte dal territorio con iniziative che sono state organizzate dal 2010 e saranno finanziate anche iniziative fino al 2014, quindi 5 anni andiamo a coprire con questi interventi. Mi piace sottolineare che siamo stati gli unici in Italia ad attivare questa linea dei fondi per la coesione sullo sport. Credo che sia un grande risultato ottenuto da una regione che non sta ferma ad aspettare che arrivino i finanziamenti, ma trova formule per far sì che questi finanziamenti arrivino anche da situazioni inaspettate. Ecco, giusto un dettaglio per i non addetti ai lavori, si tratta di iniziative, eventi sportivi di carattere nazionale o internazionale? Di carattere extraregionale, nazionale ed internazionale. Abbiamo avuto tante iniziative importanti che sono state fatte in Abruzzo, molte di queste sono finanziate e saranno finanziate fino al 2014. Poi dovremo pensare ad altre linee di finanziamento, ma in questi 5 anni senza utilizzare praticamente fondi regionali abbiamo immesso e andremo ad immettere anche con queste risorse sul territorio regionale circa 20 milioni di euro da parte della regione.